Giova in 2008. Oggi abbiamo fatto una intro incredibile, ma vabbè. Siamo in una carriera con il Crystal Palace, ma non per fare una carriera di natura, ma per fare una carriera battle full. Praticamente cos'è? Praticamente dobbiamo fare 3 anni, credo, e praticamente in questi 3 anni noi dobbiamo fare la carriera. Non ha grande funzionalità. Comunque io volevo andarmi subito a fiondare su un giocatore del Bournemouth fortissimo, che credo che tutti gli appassionati lo conoscono, un giocatore molto forte, Axel Bamba. No, non è lui. Stavo scherzando, volevo andare a fiondare tipo sul 36enne, ma vabbè, stavo scherzando. Vediamo la nostra squadretta forte. E avevo già individuato qualcuno. Mamma mia, come si fa? Ma dai, cioè non mi sto intrippando, strano. Allora, Wan-Bissaka, Wan-Bissaka, come si pronuncia? Wan-Bissaka. Perfetto, Wan-Bissaka. Sto tizio SNNSE, vabbè, bellissimo nome, via. In insegnato. Questo tutti i giorni, via. Non sono tutti 50. Tomkins. Tutti c'è. Via. Via. Sacco lo voglio tenere quest'anno. Dan. Faccio un Dan, capito della battuta. Kelly. Vabbè. Cosa? Io l'avrei tolto. No. Rinnovo. Lo teniamo perché, dai, è un jolly. Può fare anche il terzino destro, forse può servire. Van Aanholt, bellissimo, ovviamente. Papa Suare, ovviamente. Bello. Gran giocatore. Tu l'hai messo nella lista prestiti, ma lui c'ha quasi 30 anni. Sì, però tanto ci arrivano le offerte. Ok, perfetto. Riedwald è buono. Kouyaté non si può vendere. Townsend, dai, è forte, potrebbe ancora anche crescere. Milosevic, tipo, si potrebbe cominciare, una roba incredibile. Liga, anche se è il capitano. Max Meyer, questo è giovanissimo, 78 di overall, cresce. MacArthur, fortissimo, uno scarsone incredibile. McGregor, Schupp, Wilfred Zaha, Batshuayi, forte Batshuayi. Batshuayi per il prestito, porca corretta. Però avevo già un giocatore in mente. Batshuayi, prenditelo all'anno prossimo. Vente che. Toglilo! Non è anche Wilfred, secondo me è ballato. L'istinto di game player. Vabbè, secondo me buggato. Quando ti viene lì? Ecco, ha venduto un botto di giocatori e adesso. Stiamo per fare il primo acquisto. Primo acquisto di giornata. Sì. Matip. È già arrivato Matip. Tanti auguri a te. Tanti auguri. Ok, primo acquisto del Crystal Palace. Perfetto. Allora, stiamo proverei la fond direttamente a Christensen, che costa anche di bel giocatore. Più forte per parere di Maguire. Ecco, se fare... 3 anni in meno, 2 di overall in meno, però... Potrebbe crescere questo. Io offro subito allo spirito 20 milioni, offro 27, che sono un po' tantissimi. Non è male. 22-3. Sì. Però stanno sempre più scendendo. A me non sono mai Jurgen Klopp. Ok, perfetto, bello. Sicuramente Maguire non l'avremmo preso con la... Comprato a un buon prezzo, ecco. Sicuramente. Per il giocatore che è, che ti cresce tipo 90. Prende anche poco alla chance. Quindi Chris si sta pure un quindi anno. Andreas Christensen
sicuro che arriva giocatore del Crystal Palace. Se fa il terzo acquisto di giornata. Altro acquisto di giornata, Berenguer. Raga, manco, cioè io non posso andare all'ora. Cioè, se io vado a Londra, cioè, credo che sia di Londra, mi ha detto lui. Ma poi probabilmente... Ma il Manchester è di Manchester. No, se io vado per il Crystal Palace. Ah, sì. Vado a prendere Milosevic, come cacchio si chiama lui. Vado a Manchester, gli dico, vi do una lira più un pepe, più un rene, me lo danno, credo. Secondo te succede sempre che me lo danno? No, te se le danno veramente sì. Vale, ci sta. Immagini che potevi chiederle pure cioè, vabbè, comunque un giocatore. Pagare 900.000 euro. Io vado a Manchester, prima mi prendo Milosevic da Crystal Palace, vado a Manchester e mi prendo Andrea Herrera. Ma dopo come quanto prende questo di stipendio? Eppure si è fatto pagare 5 milioni. Una squadra più importante. Due anni. Almeno resta per tutta la carriera il botto, ma anche se provare. E sarà un vecchio. Tra un anno lo vendo. Vabbè, come ho fatto? Lo vendo? Sicuro? Sembrava molto esagerato. Vabbè. Sembrava 150.000 di stipendio. Cioè, veramente. Secondo me te se lo abbassava il prezzo. Perché c'ha 28 anni, il Manchester l'ha preso da 3 anni. Quindi. Adesso la come scadenza. Aveva un po' di scadenze e tu l'hai pagato 150.000 al mese. Non so. Beh, forte sto Miller, eh? Sì, è giovanissimo. Quanti anni? 22 anni. Forte. E adesso è giù 78. C'è Christensen lì. Guarda Spinazzola! Cosa? Basta! Bello, bambito. Bambito. Saga. Paura per il portiere, guaita! Oh! Che c'ha 31 anni! Un anno, ce lo fa un anno! Ora vuoi simulare tutto l'anno? Visto che... Una tristezza! È contro il Fulham! Sì. Okay. Vediamo! Ma qual è il Fulham, raga? No, ma la simulare? No. E devo cercare per... questi blocchi. Ah, per Alex Berenguer! E il nuovo Alex! L'anno scorso, se non io mi ricordo che ho fatto una carriera, Giovanni se la ricorda, con l'Osasuna c'avevo Alex Berenguer. Cioè se mi è andato. E siamo alla fine del campionato e vedo delle partite di schifo. Sì? Vale schifose. Ho paura di aver fatto schiena. Dodicesimo in campionato. Buono. Ma se eri dodicesimo in campionato non è proprio buono, però va bene. Per gli obiettivi che dovevi fare. Sì, dai. Non abbiamo fatto male. Non sono manco nella zona degli scarsi scrausi. E vince il Liverpool il campionato. Mi aspettavo un quinto sesto posto, però anche in quinto da quinto a dodicesimo sì, c'è una bella quasi, differenza. Non sono stati mai nella vita attaccati alle altre squadre, ma parli di un punto e poi... Perfetto. Cioè tipo... il Tottenham è cesso ed è arrivato il settimo. Che schifo. Non vorrei dire, ci sono 20 punti, sono leggi. Ma il settimo, il Tottenham ha fatto proprio schifo. Vabbè, che se importa, vabbè, abbiamo fatto bene questa gara. Comunque ci siamo scordati di vedere le coppe, ma comunque non c'era nessuna finale, quindi frega niente. Arrivando Giovanni vi facciamo vedere solo gli acquisti perché il video sta venendo di un esorbitante velocità. Mamma mia, una cosa incredibile. Lukaku sta per diventare un nuovo giocatore. Del Crystal Palace, il fratello, ma non quello... Ovvio, mi sono comprato anche Raul Albiol. Giocatori di esperienza, molto forti. Lui invece è giovane. 3 anni, che fa. Certo.
Romita prende poco, pochissimo. Okay. Sta, è diventato un nuovo giocatore del Crystal Palace! E vai! Surprise! Preso David Luiz. Sta per diventare un nuovo giocatore, gli fai soltanto un anno? Io ho fatto tutti e due un anno, però meno che proponi clausola necessaria. Una, io faccio sempre così. Lui, Raul Albiol mi ha chiesto di 40 milioni, pure io gli prendo 40 milioni. 33 milioni, ok, perfetto. Ma cosa? Però quando te la chiedono non si dice che credo che sia 120 più... Ma tipo nel corso della stagione gliela pagano la clausola giovane. Un milione. Ed è costretto a giocare 120 con... più un milione. Gli ho fatto la cosa più grande, l'offerta più grande della sua vita. Tanto solo un anno deve stare. E lo mettiamo subito al posto di Kelly. Siccome io ho altri bei soldini, mi compro un portiere. Questo portiere potrebbe essere uno bello forte. Ma per uno. Facciamo così. Ah dai, Giovanni. No. Fail! No, vabbè, tanto mo lo rifiuto e lo prendo la settimana prossima. Non c'è una settimana prossima. Cioè, sei agli ultimi giorni. Direi, però, sta in squadra. Ok, adesso è il tempo di simulare, ecco. E andiamo più avanti. Dopo, che pizza. Raga, Giovanni è retrocesso! Vabbè. Ma che è che non ha funzionato? È strano. Sono cresciuti tutti. Non hanno giocato. Ma mi sa che ho fatto preso il gioco. Ah, questi hanno fatto cagare. Ah, sono vecchi. Però sono cresciuti tutti. Perché ho giocato 33 partite? No. 33 partite ha giocato questo. Io l'avevo comprato proprio apposta. Che no, vabbè. Cioè, hanno giocato tutti, Non hanno giocato con gli scarsi. Hanno giocato gli scarsi? No. Questo qui, quante partite ha fatto questo qui? Io manco l'avevo messo nella lista delle riserve io. Guarda, pure Bacciuai ha fatto il gol. Ed è cresciuto. Zaha ha fatto il... Che cos'è? Ci sono problemi con il gioco. Di solito anche questo gioco è molto bagato. Ci sono problemi di fondo. No, raga, facciamo 4 episodi per forza. Vabbè, quindi da Devil 88 versus Giovanni 2008 è tutto e alla prossima. Bella.